mio camaro d'aria o tubeless? Voglio rispondere a questa domanda che affligge un po' di gente, un po' di persone, quindi è meglio camera d'aria o tubeless? Premetto che tubeless è molto meglio rispetto alla camera d'aria perché è più performante, quindi diciamo che è usato soprattutto da atleti o da persone che vogliono il massimo dalla bicicletta, mentre la camera d'aria, diciamo che anch'io tuttora l'utilizzo la camera d'aria su certe biciclette, quindi non è detto che la camera d'aria sia una cosa che non si può più usare, anzi la camera d'aria la consiglio a quelle persone che fanno poca manutenzione alla bicicletta. Cosa voglio dire? Molte persone mi arrivano in negozio con copertoni tubeless con il liquido dentro asciutto, ad esempio, cioè praticamente il liquido non è stato più versato da tempo e quindi si è seccato all'interno del copertone e quindi non c'è stata alcuna manutenzione e quindi il cliente ha forato e si è trovato la ruota a terra. Quindi bisogna ricordarsi di aggiungere del liquido antiforatura ogni tanto ai nostri copertoni tubeless. Io consiglio di guardarci almeno una volta al mese perché soprattutto d'estate che ci sono le temperature più alte, il nostro liquido tende ad asciugarsi. Quindi controllare aprendo una parte del copertone e verificare con l'occhio se c'è la quantità giusta, altrimenti si può aggiungere il liquido antiforatura con il sistema della siringa. Se volete, qui trovate il link dove trovare questo tutorial che spiega come inserire il liquido antiforatura senza smontare il copertone. Però ogni tanto bisogna andare a verificare se all'interno del copertone quanto liquido abbiamo, perché magari ne mettiamo troppo oppure ne mettiamo pochissimo, quindi è meglio sempre ogni tanto controllare, smontare il copertone, stallonarlo e aprire e verificare come è messa la situazione all'interno. Mentre per la camera d'aria il discorso cambia tantissimo, la camera d'aria, a parte le forature più semplici rispetto a al tubeless, dà meno problemi in fatto di meccanica e di manutenzione perché la camera d'aria una volta gonfiata siamo a posto, quindi possiamo già viaggiare. Diciamo che la camera d'aria la consiglio a chi non fa competizioni, quindi chi usa la bicicletta per andare a spasso dove non si richiede prestazioni sulla bicicletta, quindi la camera d'aria la consiglio appunto a persone che ha poco tempo a fare manutenzione sulla propria bici. Poi magari se girate nei bike park oppure se girate nei percorsi un po' difficili, non è detto che la camera d'aria non vada bene, anzi io lo utilizzo spesso anche sulla bicicletta hardtail, utilizzo la camera d'aria, però sei più soggetto a forature rispetto al tubeless. Poi spesso sento molto dire con la camera d'aria ho forato 10 volte, 15 volte, e lì non è dipende dalla camera d'aria, si vede che avete un problema o al copertone o al cerchio, quindi verificate perché si fora così spesso la camera d'aria, perché altrimenti non succede che la camera d'aria si fuori 10 volte di seguito. Quindi c'è qualcosa che fuora la nostra camera d'aria, magari c'è qualche vetrino infilato, incastrato nel nostro copertone, magari ad occhio nudo non lo vediamo e quindi dobbiamo andare a tastare il copertone e verificare questa cosa. Quindi ragazzi, sta a voi a capire se meglio tubeless o camera d'aria per le vostre esigenze. Dovete capire se usiamo la bicicletta spesso, quindi possiamo anche permetterci di mettere il tubeless, però ricordatevi che c'è manutenzione dietro, mentre se uscite una volta, ad esempio una volta alla settimana, quindi fate 4 uscite alla settimana, forse vi consiglio di mettere anche la camera d'aria. Poi dopo dipende tantissimo appunto se state dietro alla bicicletta a livello di manutenzione. Poi non c'è solo quello da guardare su una bicicletta, soprattutto sulle biciclette elettriche, mountain bike professionali, quindi biciclette che hanno altre cose da controllare, tipo la trasmissione, la lubrificazione, la taratura delle sospensioni. Ci sono tante cose che fanno perdere molto tempo all'utilizzatore, magari non ci sta dietro, come ad esempio controllare il liquido nei tubeless. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa utilizzate e se vi trovate bene sia con i tubeless che con la camera d'aria. Oppure ci sono anche tantissimi altri sistemi di antiforatura, tipo delle mousse con la camera d'aria all'interno, oppure mousse tubeless.
ci sono tante configurazioni dove si può scegliere la tipologia di prestazione e antiforatura. Spero di avervi fatto capire le differenze tra camera d'aria e tubeless, le differenze più che altro sull'utilizzo, perché come ripeto il tubeless ha molti più vantaggi rispetto alla camera d'aria a livello di prestazioni, però a livello di manutenzione molto meno. Ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!